Grazie a tutti per essere intervenuti, buonasera innanzitutto. Siamo qui a circa 10 giorni da questo importante appuntamento elettorale per l'Emilia Romagna. Si rinnova l'Assemblea legislativa e si sceglierà il Presidente della Regione Emilia Romagna. Noi come circolo scuola, formazione e lavoro abbiamo deciso di organizzare questa iniziativa proprio per comprendere quali saranno le prospettive politiche all'interno della Regione Emilia Romagna riguardanti appunto la scuola, la formazione e il lavoro. Lo facciamo con innanzitutto Davide Ferrari, direttore di riforma della scuola, che è qui accanto a me, e con, ne vedete due, ma sono tre, saranno tre candidati all'Assemblea legislativa, che sono Stefano Cagliando, Manuela Marsano e Daniela Vannini, sono un piccolo lapsus, sono a scuola da questa mattina, quindi un attimo di, non neanche pranzato, siamo qui. E forti e pimpanti. Dicevo, un appuntamento fondamentale, no, per la nostra regione, per gli equilibri anche politici della regione, è un banco di prova per il Partito Democratico, no? Ogni elezione è sempre per il Partito Democratico un termometro del consenso che riesce a creare all'interno della società. La scuola, la formazione, il lavoro sono sicuramente tematiche nodali per l'Emilia Romagna, ancora di più perché è la regione che è depositaria di quelle competenze che armonizzano la scuola con la formazione. Pensiamo alla formazione professionale, pensiamo a quello che rappresenta per questa regione l'IFP, quindi questa forma di percorso che è in alcuni momenti di simbiosi tra la scuola e la formazione professionale. E pensiamo poi che a questo sistema di istruzione si rivolge una platea che molto spesso è quella degli studenti stranieri. Quindi la formazione professionale e la scuola sono un grande attrattore di socialità che va ricercata in quella fetta di persone che vive in Emilia Romagna ma proviene da altre parti del mondo. E a queste persone va data anche una risposta come costruzione di competenze. Quindi ecco, ci rendiamo conto di quanto sia importante e di quanto sarà sempre più importante anche per una regione che sotto il profilo etnico rappresenta sicuramente un laboratorio di convivenza interessantissimo, secondo me, di quanto sarà importante questo percorso. Io, anche per dare spazio ai vari candidati all'Assemblea legislativa, termino il mio intervento. Vi porto i saluti di Tullia Moretto, la responsabile del settore scuola del Partito Democratico, che è impegnata a scuola in una riunione, con un incontro con i genitori, quindi vi saluta. Anche grazie a Giorgi, è impegnata a scuola, e quindi vi porto i saluti sia di Tullia, che è, ripeto, la responsabile scuola, e grazie a Giorgi, che è la responsabile del forum della scuola di Bologna. Io passerei la parola a Davide Ferrari e grazie ancora per essere qui con noi questa sera. Solitamente io non seguo un testo scritto, così, per un po' per talenti, un po' per abitudine, però abbiamo poco tempo e dobbiamo ascoltare la dottoressa Massano, il professor Cagliandro, Daniela Vannini, insomma, che sono persone che conosciamo in maniera diversa, ma che hanno un curriculum ampio, che hanno messo a disposizione di questa difficile campagna elettorale. E quindi vorrei cercare di riprendere un testo che ho prodotto all'inizio, insomma, del percorso di questa
intemperie elettorale, ma anche insomma nata appunto con le dimissioni di Vascherrani, eccetera, eccetera. Naturalmente me ne scuso, cercherò facendo qualche trucco nell'esposizione alle letture, insomma, naturalmente essendo un testo programmatico, insomma, può somigliare a un volantino. Siccome qui ci sono esperti di notevole livello presenti, insomma, me ne scuso in partenza, insomma, ecco, cercherò nel leggere di mettere in maggiore evidenza le cose che sono forse secondo me più originali, sulle altre chiedo venia all'inizio, è anche un po' sul tono, un po' discorsivo, un po' politico, ma insomma. Tanto ho letto in questi giorni, insomma, nascendo questo dibattito purtroppo molto malamente da infortuni giudiziari, insomma, una discussione su come ci si deve attestare, no? Ci si deve attestare sulla valorizzazione di tutto il bene e il buono che ha fatto l'Emilia Romagna in tanti anni, anche nell'ultimo mandato, oppure accelerando una immagine autocritica. E io credo che ci voglia una visione innovativa, anche critica, ma non tanto e non solo legata a noi, ma guardando un orizzonte che è assai problematico. Insomma, noi viviamo dentro una crisi lunghissima e abbiamo problemi di enorme rilevanza da affrontare, di cui sembra tante volte che la politica non se ne occupi, e già questo è un dato assai discutibile, insomma. E uno di questi punti è il seguente, insomma, come riprendere lo sviluppo. Tutti ce lo chiediamo, ma dobbiamo chiederci anche quale sviluppo, per non ripetere gli errori che hanno prodotto la crisi. Per decenni, prima uno sviluppo senza progresso, dissipatore di ambiente e società, e poi la crisi, la finanza e la speculazione che hanno considerato le persone un peso, un ostacolo di cui liberarsi. Ecco, io credo, noi crediamo, che bisogna invece fare l'opposto, bisogna partire dalle persone, mettere al centro di un'azione collettiva, pubblica e sociale per superare il frangente drammatico che le nostre famiglie, la nostra società, anche qui in Emilia, sta attraversando. Molti ci dicono che per avere prosperità bisogna continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto. Qualcuno, troppi, ci dice che bisogna addirittura tornare indietro, no? A un modello di società diversi, più autoritari. Il PD non può fare altrettanto, non può dire altrettanto, deve cercare uno sviluppo diverso e migliore. Bisogna produrre cose nuove, cose rinnovate, in modo nuovo, migliore. Una nuova visione dello sviluppo si può basare solo su risposte efficaci alle domande delle persone, ma non basta il marketing per individuarle e farle motore di nuove produzioni. Ci vuole un grande aumento della partecipazione di tutti i cittadini all'azione collettiva. Può darsi che questo assunto sembri propagandistico, può darsi che sembri generico. Io ho trovato molto interessante, lo voglio dire, che a suggerirmelo, non che fosse, diciamo, la prima volta che si sentivano questi discorsi, ma in aree forse più laterali, no? Anche dei dibattiti intellettuali, siano stati scritti da assessori di Patrizio Bianchi, che io voglio molto ricordare perché ha prodotto, almeno sul piano teorico, una riflessione che è appunto su questo punto, cioè il rapporto fra coscienza sociale diffusa, consapevolezza produttiva e consumeristica, saperi, produzioni. Notiamolo, non si tratta solo di dire che ci vogliono più competenze diffuse per avere forza lavoro migliore, verissimo, no? Per reggere alla competizione. C'è un ragionamento in più e io mi sentivo di riportarlo. Ecco, bisogna vedere poi come tradurlo in uno spirito politico, in una concretezza dell'azione di governo, ma è un dato che mi ha colpito, insomma. La partecipazione si esercita se vi è libertà, abbattimento del peso della burocrazia, informazione, coinvolgimento vero, ma nasce dalla conoscenza. Per questo consideriamo e riproponiamo, Circolo è un attore sempre attivo, le politiche dell'educazione, della formazione, della ricerca e dell'innovazione come o fra le cose più importanti.
Per il rilancio dell'economia si è agito essenzialmente riducendo il costo del lavoro, aumentando la flessibilità. Si può discutere, ma certamente bisogna investire su un forte innalzamento delle capacità delle persone, come cittadini lavoratori, come cittadini consumatori, come cittadini protagonisti dei propri percorsi di cura, welfare, crescita personale. Oggi la competizione globale, riprendo qui invece una frase, chi ha seguito in questi anni le nostre iniziative sulla scuola me l'ha sentita dire tante volte, ma insomma che è più invece nostra, la competizione richiede una società con una grande quantità di uomini e donne di qualità. Anche questo può sembrare un'affermazione generale, riflettiamo un attimo, non è affatto scontato che ci sia consenso su questa affermazione, anzi di solito o si difende la quantità, il libero accesso senza qualità, o viceversa si dice che soltanto una qualità magari più ristretta negli accessi e negli esiti è l'unica cosa che ci può far uscire vincenti nella competizione. Noi abbiamo proposto un orientamento diverso. È necessario un avanzamento generale delle condizioni culturali diffuse. Questo vuol dire la massima importanza all'educazione, all'istruzione, alla formazione. In sintesi, più cultura e scuola, un ruolo prioritario dell'università e della ricerca per creare una società che produca e domandi beni qualificati e servizi razionali e moderni, più conoscenza per avere più persone consapevoli e capaci di scegliere e imprese capaci di offrire prodotti nuovi, validi e vincenti. Mi permettete, magari se c'è tempo dirò qualcosa fra di voi nel dibattito, ma di non citare qui, non è d'altra parte la mia competenza, perlomeno non quella principale, quali sono i settori di innovazione essenziali, la green economy, ci sono tanti welfare, ci sono tanti punti interessantissimi, però io andrei adesso alla scuola, cioè lasciato, noi siamo scolastici, no? A un assunto metodologico, il link scuola, lavoro, società, sia nella produzione che nel consumo, io credo che si possa andare a dire poche parole sulla scuola. La scuola italiana, intanto, se l'obiettivo è di avere una società con una grande quantità di uomini e donne di qualità, la scuola italiana non è troppo grande. Mi sembra che nel nostro partito siamo tutti d'accordo su questo, ecco. Però ci sono, come dire, c'è chi ci sono, siamo sottoposti, noi non viviamo sulla luna, no? Ha tante sollecitazioni, d'altra parte il bilancio è sempre più ridotto, quindi è evidente che questo assunto va riproposto, ma anche motivato. Deve essere più efficiente la scuola, ma non abbiamo troppa scuola. Bisogna puntare alla sua promozione e non alla sua riduzione. Un grande numero di insegnanti, dirigenti e tecnici ha testimoniato nel concreto la propria profonda convinzione del valore della scuola. In una scuola ferita e impoverita, ha proseguito il proprio lavoro cercando di resistere ai tagli e di mantenere il miglior livello possibile con un impegno professionale sempre maggiore. Si tratta di uno sforzo generoso, cui però non si può chiedere di durare indefinitivamente. Il primo dovere della politica è ascoltare, raccogliere queste volontà e sulla loro forza costruire il cambiamento. Dobbiamo mantenere una buona scuola, vogliamo dire raggiungere, io dico anche mantenere, inclusiva, formativa ed educativa, inserita in un più vasto sistema di educazione continua per tutto l'arco della vita. Garantirle edifici sicuri e strumenti adeguati. Abbiamo una buona scuola dall'infanzia, preceduta da una rete di asili nido che da sempre qui consideriamo essenziali servizi educativi. Bisogna difendere e consolidare questa rete e non in alternativa, ma di integrazione, diversificare i servizi educativi. Bisogna che la scuola dell'infanzia torni a essere per il 100% dei bambini in età. Non lo è. Siccome non tutti hanno i figli in età, non tutti vivono questo problema, cioè uno dei passaporti europei più forti della nostra regione non c'è più. Noi non garantiamo il 100% dell'utenza, bisognerà porsi
questo problema, come anche la Giunta ha provato anche con investimenti significativi, insomma, in questi ultimi anni. Lo Stato deve fare di più in Emilia-Romagna, con una buona nuova legge, come il PD ha proposto, e subito con investimenti adeguati che assicurano scuole di qualità, modelli a tempo lungo, una necessaria priorità e compresenza delle figure educative. È urgente cancellare l'indebolimento determinato dai tagli, così nella scuola di base, così negli istituti tecnici e nelle scuole legate alle vocazioni produttive dei territori. Si è parlato di più, anche per merito dei movimenti che ci sono stati, dei tagli nella scuola di base. Poco si è parlato dei risultati di forti impoverimenti del sistema scolastico nell'istruzione più legata alla vita sociale e produttiva, che sono stati invece significativi. Il Circolo ha prodotto un documento, no, sulle scuole tecniche in rapporto a Bologna, al suo sviluppo oggi, che mi pare abbia ripreso anche con l'analisi che io qui non sto a riprendere per intero, insomma, anche il richiamo a questa consapevolezza, come si è impoverito non solo nelle ore di laboratorio, ma proprio nella visione stessa della sua importanza l'istruzione tecnica e professionale anche nella nostra società. È urgente cancellare questo indebolimento. Bisogna assicurare tendenzialmente a tutti i giovani un valido titolo. Il patrimonio umano che viene disperso nell'abbandono scolastico, nella dequalificazione della formazione, è indispensabile e il suo spreco non può essere tollerato. Chi non frequenta fino in fondo una buona scuola si perde. Insomma, qui segue qui una frase un po' drammatica, ma insomma è presa da una famosa libro di Tommaso Landolfi, insomma, che parlava però del tempo, no? Diceva Landolfi, un grande scrittore, si perde tempo come si perde sangue. Io vedo scritto qui, si vede che ero traumatizzato mentre l'ho scritto, perdiamo ragazzi come si perde sangue. Cioè avere un numero di dropout rilevante vuol dire perdere sangue, e perdere vita per una società. Ora basta. Serve un maggiore collegamento fra formazione e lavoro, servono esperienze nuove per unire cultura di base, tecnica e creatività e favorire sempre più lo scambio con l'estero dei nostri ragazzi in ambito formativo, soprattutto con le realtà più avanzate. Si è giovani solo una volta, ma l'istruzione deve accompagnarci per tutta la vita. È fondamentale il ruolo del pubblico nell'orientamento dei percorsi scolastici, formativi, di lavoro, dei giovani, così come di coloro che hanno perso il lavoro e devono ricollocarsi. Voi sapete che c'è una proposta ampia che il governo, un gruppo di studio del governo, mette in discussione in questi mesi. È una proposta appunto da discutere, però che testimonia, questo lo devo dire perché questo volantino era precedente al documento con la scuola, testimonia insomma la volontà di commisurarsi a un'ampiezza di misure, di strumenti, che è molto importante. Io credo che questo dato non debba andare perduto. Se fossimo in un'assemblea proprio di insegnanti dovrei essere più prudente, perché purtroppo il clima è quello che è. Però guardate, io vi invito, e invito chi è più a più nella scuola, insomma, a misurarsi con questo dato, tutto politico. Mentre siamo in una campagna elettorale drammatica, sostenuti da candidati validissimi, ma insomma molto soli in questo sforzo, io vedo che la parte più viva, le figure anche quelle storiche più forti della scuola militante in Emilia-Romagna stanno facendo girare la buona scuola, la stanno discutendo, stanno scrivendo, anche criticamente. E si rendono conto, magari anche spesso isolati, no? Spesso isolati. E si rendono conto che è, come dire, bisogna fare, bisogna buttarsi nella difficoltà della proposta. Io credo che questo spirito vada raccolto, e quindi volevo fare questa citazione. Poi ci sono iniziative in specifico sparse adesso per tutta la federazione, numerose, ma volevo ugualmente citare. Scusate, ma era un'introduzione, sentiremo ben altre voci. Grazie a Davide Ferrari. Io farei in questo modo, ascolterei la viva voce, ecco, dei candidati all'Assemblea legislativa, le proposte, le idee su queste tematiche, anche prendendo spunto dai tanti suggerimenti che
Davide Ferrari ci ha appena, come dire, consegnato. E comincerei con Stefano Caliandro per, ecco, chiederti appunto come secondo te possano armonizzarsi questi temi con le prospettive politiche della regione Emilia Romagna. Mi alzo in piedi così vedo meglio. Buonasera, ringrazio gli organizzatori, Chessa, Ferrari, di questo importante appuntamento che in campagna elettorale, a mio giudizio, sta a significare qualcosa in più rispetto al tema scuola, perché notoriamente il tema si intreccia con tante delle politiche regionali in tema di formazione che pure siamo tenuti a mettere in campo e a sviluppare nel corso del tempo. Allora, mi viene in mente un po' quello che è la storia, Davide prima la chiamava la buona scuola, insomma è quel modo in cui si cerca sempre un po' di raccontare quello che uno aspira ad avere, e che se tutti quanti voi che siete operatori del settore, come si dice in gergo, conoscete meglio di me, cioè quella scuola con le tante difficoltà, i tagli, le tante rivoluzioni che nel corso degli ultimi anni ci sono state, che hanno reso il percorso scolastico della di chi impartisce, educa i nostri figli sempre più perso, sempre più complicato. All'interno, nel mio giudizio, anche di quella che è l'aspettativa rispetto alla formazione e al piano che la formazione stessa deve avere nel nostro territorio. È evidente che parlare di ruolo della regione e della formazione con Giovanni Seglioli in campo, cioè in sala, è un po' complicato, perché diciamo è uno dei massimi esperti che ha amministrato e diretto importante scuola locale, io lo conosco da tanti anni e lui va tutta la mia stima, quindi ho la piena consapevolezza che molte delle cose che posso dare come contributo dovrebbero comunque passare da un confronto con delle persone così preparate, così importanti per il nostro territorio. Dico questo perché ho una consapevolezza che nel percorso formativo regionale passa molto di quello che possono dare i nostri giovani con le scuole tecniche, e dal percorso formativo dei nostri giovani adolescenti passa quel passaggio per scuola formazione in cui la regione Emilia Romagna può dare molto, ha dato e ha già dato nel corso del tempo passato. Ve da dire però che, diciamo, da questo punto di vista le complicazioni della formazione, le complicazioni che si sono date nel corso del tempo, non rendono semplice neanche in Emilia Romagna questo tipo di lavoro. Non lo rendono semplice per una serie di motivi, alcuni sono di carattere strutturale, cioè quanto siamo in grado di investire noi su questi temi, altri sono di carattere anche, diciamo, della popolazione che compone le nostre scuole. È vero infatti che i nuovi cittadini, i nuovi studenti costituiscono un modo diverso anche di percepire il ruolo dell'insegnante, con delle sfide sempre più grandi per l'insegnante stesso. Allora, diciamo, la fase della proposta, in realtà credo che la regione passi anche molto dalla fase del monitoraggio delle priorità. Questa è una regione che ha un arroccamento su alcuni passaggi, su alcuni punti molto complicati. Penso per esempio al blocco intervenuto rispetto alle tematiche relative allo sviluppo dei tecnopoli nel nostro territorio, che erano stati concepiti in una fase più avanzata evidentemente della formazione, ma che costituiscono le politiche di inserimento anche per la scuola lavoro, almeno così era, come forse Seglioli ce lo può raccontare, così erano quando sono stati concepiti. Cioè noi abbiamo la necessità di ripartire da quel disegno di network tra impresa, scuola, università, che poteva essere l'offerta reale. E il fatto che su quel progetto ci siamo arenati costituisce, a mio giudizio, uno degli elementi sui quali bisognerebbe discutere per il prossimo mandato. Cioè quanta formazione, quanta capacità di creare risorse utili al territorio siamo in grado di mettere in campo. È evidente che questo mio ragionamento deve fare i conti anche con un mondo, quello della scuola, che è evidente che io non sono nelle condizioni di poter riassumere in questo breve intervento di campagna elettorale, che devo necessariamente tagliare in maniera verticale con le politiche regionali sulla scuola.
E vi chiedo, quanto noi possiamo fare, per esempio, per quello che riguarda la formazione, la possibilità che i nostri docenti stessi siano in sinergia non solo con i programmi di testo, con i programmi scolastici classici, ma anche con le politiche regionali attive in materia di formazione. Forse su questo tema il nostro stato di avanzamento di discussione non è mai decollato, a mio giudizio. Cioè c'è uno sviluppo della capacità, delle milioni di risorse dei nostri corpi docenti che potremmo sviluppare meglio. Io penso all'esperienza fatta in provincia, dove in maniera positiva sono stati sviluppati dei piani formativi anche attraverso il provveditorato e sono stati sviluppati quindi piani extrascolastici, per intenderci, rispetto alla formazione classica. Però allo stesso tempo non esiste o non c'è stato, secondo me, quella strutturazione progressiva che sarebbe necessaria. Io penso che questo sia il tema reale della difficoltà nella quale ci troviamo ad operare, che c'è da una parte una grande consapevolezza che c'è bisogno di scuola, c'è bisogno di insegnanti preparati, c'è bisogno di classi che siano nelle condizioni di poter operare, però allo stesso tempo questo percorso diventa sempre più complicato, almeno così lo percepisco io e forse spero più così, quindi possa essere anche spiegato altro, perché se ne dice, perché i tagli alla scuola, alla formazione e agli enti rendono questo percorso necessariamente più accidentato. Allora la discussione evidentemente diventa forse una discussione su ciò che è prioritario per il nostro territorio. Io credo che riparta la scuola, riparta la formazione, riparta lo sviluppo delle capacità dei nostri stessi alunni soltanto se noi scegliamo di dare alla scuola e ai corpo docente un ruolo prioritario nel rilancio del nostro distretto. Questa regione ha bisogno di ripensarsi. Alcune volte forse in realtà ripensarsi non passa in realtà da idee nuove, ma bisognerebbe sviluppare anche quelle che già sono rimaste nella fase embrionale. Io penso realmente che una discussione in questo territorio sia partita da tanti anni, cioè Ferrari e tanti di voi hanno avviato da tanti anni, almeno per la mia esperienza che vi frequento di tanto in tanto, non essendo io un docente, avete avviato da tanti anni tante riflessioni. Forse il problema è quando uno fa i conti e dice ma tutte le riflessioni, tutte le analisi che sono state fatte su ciò che sono gli insegnanti, su quelli che sono i progetti, quelli che sono le possibilità di realizzazione, quanto investimento c'è stato realmente rispetto all'analisi? Ecco, forse è il momento di passare dalla fase embrionale a quella attuativa, e su questo bisognerebbe che la stessa regione, lo stesso Stefano Bonaccini, e se noi saremo della compagine consigliare, ci impegniamo in maniera diversa. Evidentemente il forum scuola, ma anche le consulte che si sono mosse in questi anni hanno dato un grosso contributo, ma le sfide cambiano, come cambiano anche le modalità di insegnamento, e penso che forse dovremmo riflettere su cos'è una nuova modalità di insegnamento al tempo di una regione che sta cambiando pelle. Su questo e su molto altro credo che la riflessione non appartenga tanto alla sfera del monitoraggio, perché mi pare che sia stato monitorato tutto sulle problematiche del rapporto tra scuola, formazione, lavoro. Come sono le risposte? Che in alcuni casi alcuni insegnanti sono stati in grado di mettere in piedi, ma parliamo, a mio giudizio, sempre o quasi sempre di capacità individuali. Ecco, io non ho visto, onestamente, se devo muovere un'autocritica a quello che siamo come regione in questa fase, la volontà fino adesso di sviluppare tutte le forze inespresse che sono state messe in campo dalla fase istruttoria. E su questo probabilmente bisognerebbe ripensarci un pochettino. Io prima di venire qui stavo facendo una riflessione, dico ma in realtà quante cose di quelle che ho sentito dire in questi anni sono state fatte? Molte no, alcune sono state fatte. Però ripeto, la sensazione che hai quando parli con i presidi, almeno a me è successo quando ricoprivo l'incarico di presidente del consiglio provinciale, la sensazione che hai quando ti confronti con gli insegnanti o con i presidi delle scuole medie superiori è che molto stia alla capacità che gli insegnanti autonomamente insieme ai loro presidi mettono in campo. E questo però non è una notizia necessaria solo positiva.
il senso di abbandono, il senso della mancanza di una regia è una responsabilità che sta anche in capo a noi. Allora, su questo forse la riflessione dovrebbe essere anche un po' più tranchata. Penso che dovremmo reinvestire, scegliere la scuola come priorità di inserimento e di rilancio, questa è la mia idea. Poi verrà anche il tempo di capire quali possono essere stati gli arretramenti, però ho la sensazione che ci sia poco da analizzare e molto da fare. Ho la sensazione che siano depositate fior fiori, almeno io ne ho incontrati, fior fiori di proposte, di inserimenti, di collegamenti tra scuola, formazione, corpi insegnanti, formazione degli insegnanti, ricollocazione degli insegnanti, che però stanno sulle carte, non so come dirvelo. Quindi forse l'impegno più forte che potrei prendere è quello di farmi portatore dei bisogni che avete già messo a fuoco e stabilire compatibilmente con l'attività amministrativa quale può essere il timing di realizzazione delle nostre idee, delle nostre proposte. Allora, grazie a Stefano Caliandro e passerei la parola a Manuela Marzano. Grazie. Che mezzo al piede? Sì, però, sì, aspetta, però non voglio... Ecco. No. Io riprendo proprio dalla chiusura... Ecco. Della bella introduzione di Ferrari sul tema della partecipazione. Il programma di riforma, il progetto di riforma sulla scuola, la buona scuola presentato dal governo, ha avuto questi due mesi di apertura che chiuderanno sabato, in cui tutti, cittadini, studenti, insegnanti, possono e hanno potuto dare il loro contributo, che verrà tenuto in considerazione per la versione finale. Ed è stato fatto uno sforzo veramente grande per portare la buona scuola in tutti i posti, veramente, assemblee d'istituto, circoli, incontri, assemblee, e questo secondo me è un elemento da tenere in considerazione, che terrei come punto fisso per, in caso di elezione, il futuro, nel senso che la consultazione con gli operatori, con chi ha la conoscenza, è necessaria, e questo è un altro punto importante. Voglio dire solo un paio di dati. 700.000 sono disoccupati fra i 15 e i 24 anni e 4 milioni e mezzo in Italia, e questo è un problema enorme. Il 40% della disoccupazione in Italia, secondo fonte McKinsey, non è dovuta alla crisi economica quanto alla difficoltà di incontrare domanda e offerta di competenze. Quindi su questo bisogna riflettere molto. La scuola, quindi, per collaborare in maniera proattiva alla riduzione della disoccupazione, si deve indiscutibilmente rivedere. Le competenze delle persone che fanno scuola sono altissime, vanno probabilmente messe a sistema, vanno probabilmente indirizzate nelle necessità che stanno via via nascendo, che stanno cambiando col tempo. Quindi credo che la scuola, la riforma della scuola, possa essere veramente considerata una politica di lotta alla disoccupazione. Quindi è un momento realmente importante, secondo me. È una riforma sostanziosa che va naturalmente discussa, emendata, criticata con apertura, quindi su questo credo che il lavoro da fare sia adesso la palla, diciamo, ripassa al governo, però con apertura. Per quanto il mio pensiero sul, diciamo, rapporto scuola-lavoro, è sicuramente le scuole hanno necessità di dotazioni anche strutturali più innovative. In Germania i ragazzi lavorano con le stampanti 3D, in Italia mancano i gessetti. Questo è un problema per la competitività del futuro. Questo è un problema per la competitività dell'Italia. Quindi anche su questo, anche un'attenzione maggiore a quelle che sono le richieste del mondo del lavoro portate nel mondo della scuola, secondo me è necessario. Parlavo con una persona che ha una grande azienda
Bologna diceva che hanno difficoltà, cioè i ragazzi che escono dai professionali, che vengono assunti da loro, hanno bisogno di un lungo periodo perché possano essere produttivi. Questo per loro è un investimento molto forte e può creare insomma dei ritardi nella produzione. Quindi loro dicevano: noi siamo a disposizione anche per contribuire. L'esperienza della Ducati è un'esperienza che sostanzialmente sta funzionando molto bene. Quindi secondo me questo rapporto scuola, mondo del lavoro, quindi anche alternanza scuola-lavoro e introduzione all'azienda, ma non soltanto all'azienda, anche nell'orientamento universitario, passare dei periodi che chi vuole studiare legge, chi vuole fare altro, passare dei periodi di lavoro in studi di avvocati, nel caso in cui non voglia studiare legge, può aiutare a indirizzarsi anche nella maniera migliore. E questo secondo me è un punto importante e quello che può fare la Regione è fare questa regia tra mondo produttivo e scuola. Credo che sia importantissimo. Ho incontrato la settimana scorsa la rete degli studenti medi e universitari che chiedevano appunto ai candidati una collaborazione per il futuro, quindi l'istituzione di un tavolo in cui gli studenti venissero invitati in caso di discussione di politiche di formazione. Questo torna al discorso di prima. Sì, assolutamente sì, la collaborazione di tutti gli attori interessati è necessaria, secondo me. Rispetto alla parte internazionale, io mi occupo di progetti europei al Comune di Bologna, quindi ho questa. Voglio dire solo due cose. Al di là dei fondi europei che verranno utilizzati nel piano operativo nazionale educazione e istruzione, quello che contribuirà naturalmente sia dal punto di vista strutturale per i lavori necessari della messa in sicurezza delle scuole, ma anche con aiuto per la formazione dei docenti, eccetera, c'è il programma Erasmus Plus, che è un programma veramente fondamentale sia per i docenti, che possono passare dei periodi all'estero, che possono formarsi all'estero, che possono anche ricevere presso le loro scuole docenti stranieri e quindi accrescere, confrontarsi, scambiarsi opinioni. Credo questo sia piuttosto rilevante in un'ottica ovviamente di apertura all'Europa, e così anche per gli studenti è possibile studiare all'estero, è possibile avere delle borse di studio per passare dei periodi all'estero, è possibile fare dei tirocini all'estero. E questo va nella direzione in cui va anche la buona scuola. Questo per quanto riguarda la formazione. Per quanto riguarda invece proprio la creazione di lavoro, sono moltissimi programmi europei che possono aiutarci in questo. Cito solo Horizon 2020, che è il programma sulla ricerca e sviluppo tecnologico, che non solo, se la scuola è, aprendoci all'università, non solo può veramente contribuire in maniera economicamente forte, perché parliamo di 84 miliardi di euro per 7 anni, quindi è molto consistente, alla ricerca universitaria, non solo questo, ma può essere fatta anche ricerca in azienda, anche la regione, anche i comuni, anche le scuole possono partecipare sul tema della ricerca e sviluppo tecnologico. Non ultimo, con questo programma è possibile effettivamente creare molti posti di lavoro. Su questo non c'è dubbio, l'innovazione è necessaria e non solo, la formazione per l'innovazione è necessaria. Il tema della creatività, che è un tema che a volte è lasciato un po' indietro, in realtà è un tema che attrae molto l'attenzione ai giovani, e anche questo nella buona scuola è indicato come uno dei creatività e problem solving sono identificati come due delle competenze che dovrebbero aumentare per il futuro, e effettivamente anche sulla creatività l'investimento dell'Unione Europea è molto alto, soprattutto appunto per la creazione di posti di lavoro per i giovani. Quindi credo che rispetto ai fondi la Regione Emilia Romagna abbia la necessità di identificare quelli che sono gli ambiti strategici su cui investirli. Credo che i finanziamenti a pioggia oggi non solo non siano né efficaci né efficienti, ma siano sbagliati, veramente sbagliati. Quindi con coraggio che la prossima regione, decida su cosa investire e lì concentrare le risorse economiche, le risorse di personale, le competenze delle persone, perché penso che in questa maniera effettivamente un passo avanti e una mano la potremo dare, insomma, per migliorare le condizioni di oggi. Grazie. Ma
Manuela Marzano, e allora adesso ascoltiamo le proposte di Daniela Bannini. Grazie mille, buonasera a tutti. Allora, io forse in questi anni parliamo spesso di quelli che sono i problemi della scuola. I problemi della scuola sono, di anno in anno sembrano sempre crescere e ci troviamo sempre ad affrontare situazioni più difficili. Quello che è chiaro è che c'è un problema legato ai tagli, c'è un problema legato anche al precariato degli insegnanti e dei docenti, c'è un problema legato secondo me anche alle motivazioni del personale docente, perché troppo spesso le condizioni in cui gli insegnanti si trovano costretti a lavorare sono tali per cui è difficile mantenere alte le motivazioni, è difficile trovarsi a proprio agio nel ruolo di insegnante, che troppo spesso non viene valorizzato come dovrebbe essere valorizzato. Quindi ci sono una serie, cioè, a questo si sommano i problemi legati agli insegnanti di sostegno, che sono sempre meno, al fatto che siano delle classi numerose con magari diversi bambini certificati ed è difficile riuscire a gestire una situazione sempre più complessa. E c'è un tema legato anche all'integrazione multiculturale, perché noi sappiamo che soprattutto in certe zone, in certi quartieri, io penso in particolar modo alla Bolognina, che conosco meglio, noi abbiamo più del 30% di bimbi che non conoscono l'italiano, bisogna anche qui stare attenti, non parliamo solo di bambini stranieri, perché molto spesso sono bambini nati in Italia che parlano perfettamente l'italiano, e allora a quel punto il tema dell'integrazione ovviamente è un tema molto più facile da gestire. Parliamo di bambini che molto spesso non conoscono l'italiano e quindi chiaramente c'è un tema legato alla conoscenza della lingua che va affrontato. Troppo spesso gli insegnanti sono lasciati soli di fronte a questa tematica. Quello che però noi dobbiamo sempre ricordarci, lo diceva prima Davide Ferrari, è che la scuola non è, insomma, è uno strumento sicuramente fondamentale per poi crescere e trovare occupazione, buona occupazione e quant'altro, ma certamente è lo strumento indispensabile per far sì che le persone diventino cittadini liberi, perché da lì passa certamente il tema della capacità di leggere la realtà e di essere anche autonomi e liberi. Ecco, su questo ci sono anche moltissimi progetti che si intrecciano col mondo della scuola e che noi abbiamo visto anche in consiglio provinciale con molte associazioni. Ci sono appunto delle associazioni che per esempio mettono in piedi con l'aiuto degli insegnanti dei progetti che sono progetti educativi legati per esempio, io dico, alle politiche di genere, all'accettazione e al rispetto delle diversità come elemento di ricchezza. Penso per esempio allo specchio delle mie trame o ad altri progetti di questo tipo, dove si va nelle scuole, si coinvolgono i ragazzi, ovviamente grazie al contributo degli insegnanti, per far sì che i ragazzi appunto capiscano l'importanza e il valore della diversità come elemento di ricchezza e riescono anche a costruire rapporti più sani, per esempio tra i maschi e le femmine nella scuola, quindi tra le persone di diverso genere, e al tempo stesso riescono anche ad accettare appunto in senso generale il tema della diversità. Ci sono altri progetti che secondo me andrebbero ancora più incentivati nella nostra regione, che per esempio la regione Lazio sta spingendo in maniera ancora più forte, che riguardano proprio la diversità, in termini anche di diversità di orientamento sessuale. Quindi su questo Tingaretti per esempio sta incentivando un progetto di laboratorio nelle scuole che coinvolge studenti, docenti e genitori dei ragazzi per affrontare questo tema nelle scuole. Questo secondo me è fondamentale, sì, per creare ragazzi che abbiano una certa cultura, un certo rispetto appunto delle persone, ma io credo che sia veramente fondamentale per costruire una società più sana e per sconfiggere anche quegli episodi che sono sempre più numerosi di bullismo. Io credo che proprio passi dall'educazione e dalla formazione nelle scuole possa passare veramente la costruzione di rapporti più corretti, più rispettosi, più accettabili tra persone che appunto possono in qualche modo avere anche percorsi diversi alle spalle, possono provenire da paesi diversi, possono essere diversi per mille ragioni legate alla loro storia personale. Ecco, io credo che anche per combattere questi episodi sia fondamentale il ruolo della scuola e sia fondamentale la centralità di questi progetti anche nell'ambito delle scuole. C'è un tema legato alle scuole tecnico-professionali che è stato richiamato prima. Io credo che anche qua noi dobbiamo investire moltissimo su quella che è la cultura tecnica e in particolar modo per valorizzare le scuole tecnico-professionali sia fondamentale il rapporto con le imprese.
Ci sono per esempio dei progetti importanti, penso al progetto DESI, che è il progetto che ha costruito le Aldini, Fioravanti e Ducati e Lamborghini, che consentono ai ragazzi di alternare i periodi appunto di studio con periodi di inserimento nell'azienda. Ecco, su questi progetti ce ne sono alcuni nel nostro territorio, ma vanno certamente incentivati. C'è un tema legato all'università e al mondo della ricerca. Io penso che anche su questo fronte ci sia tanto da fare. Io conosco meglio il mondo di ingegneria perché ho frequentato quello, ma è chiaro che per esempio se parliamo di ingegneria ci si deve chiedere come mai oggi i ragazzi, se possono scegliere, hanno la possibilità anche economica di scegliere, per esempio preferiscono andare al Politecnico piuttosto che iscriversi a ingegneria qui a Bologna. Quindi anche su questo noi dovremmo cercare di tenere qui le risorse più valide, più capaci, fare crescere il nostro territorio. Per far questo l'università, io conosco, ribadisco meglio la facoltà di ingegneria, ma deve costruire un rapporto molto più stretto con gli enti di ricerca e col mondo della ricerca in senso generale. Arrivo al tema della ricerca. Su questo noi abbiamo una serie di enti che sul nostro territorio riescono a fare ricerca a livelli eccellenti. C'è da dire che secondo me, come regione, ne abbiamo parlato in un seminario che abbiamo fatto al CNR qualche settimana fa, sia importante individuare alcuni filoni di eccellenza della ricerca su cui noi possiamo competere a livello europeo, che devono essere filoni che siano anche in qualche modo vicini a quello che è la natura dei siti industriali che abbiamo nella nostra regione. Dico questo perché la ricerca, cioè è importantissimo, come dico sempre ad esempio, fare ricerca sui fondali marini, e ci mancherebbe che non facessimo questo tipo di ricerca, però certamente ci sono dei filoni di ricerca che possono essere molto più utili e molto più al servizio delle aziende del nostro territorio. Questo è da dire che anche le aziende del nostro territorio fanno fatica a fare ricerca a un certo livello, dico anche aziende molto grandi, aziende che hanno anche i dipartimenti di ricerca e sviluppo. Si fa fatica a fare ricerca a un certo livello e a rimanere sul mercato, specie internazionale. E quindi da qui il collegamento fra università, ricerca e mondo delle imprese diventa la chiave per creare nuova occupazione di qualità. Questa è di fatto la prima proposta che io ho inserito, sono una delle tre proposte che ho inserito nel mio programma per il Consiglio regionale, perché credo che veramente la creazione di nuova occupazione, che deve essere di qualità, non può che passare da questa sinergia. Noi ne parliamo da anni, però in realtà la sinergia non è una sinergia che al momento sta funzionando in maniera reale. Perché? Perché manca soprattutto il rapporto col mondo delle imprese. Questo fa sì che noi non riusciamo a dare risposte su moltissime iniziative e progetti che già esistono e che, su cui la Regione ha investito in questi anni. C'è il tema sicuramente degli incubatori di imprese e di tecnopoli, che prima veniva ricordato. Allora anche qui, lo diceva anche Manuela, noi non possiamo continuare a utilizzare i fondi a pioggia sotto il territorio, finanziando tanti piccoli progetti che senza che ci sia una visione d'insieme e una sinergia tra questi. Io ho avuto la possibilità di lavorare subito dopo la laurea nell'ambito di appunto l'innovazione e il trasferimento tecnologico. In particolar modo ho lavorato presso un incubatore di impresa e ho visto sicuramente l'importanza che queste strutture possono avere se gestite in un certo modo, ne ho visti anche i limiti per quella che è la gestione attuale. È ovvio che se l'incubatore è una struttura che per esempio si trova vicino agli enti di ricerca e ha un rapporto con l'impresa, un conto. Se noi mettiamo in piedi incubatori in ogni luogo, noi ne abbiamo una a Bologna, una a Imola, una a Faenza, una a Lugo, una a Fontana di Lugo, e potrei andare ancora avanti. Ognuno di questi incubatori seleziona dei progetti che vengono finanziati e che devono essere accompagnati dai cosiddetti business angel, che sono i cosiddetti imprenditori che devono appunto aiutare i ragazzi o chi fuoriesce dall'impresa e mette in piedi queste start-up a stare sul mercato. Qual è il problema? Che se noi avessimo già 3-4 progetti importanti che hanno la possibilità di diventare imprese innovative su tutto il territorio, almeno della provincia di Bologna, sarebbe già tanto. Cioè, pensare che ciascun incubatore riesca a selezionare 3-4 progetti e poi finanziarlo con 5.000 euro, perché questo si parla, è ovvio che sia un controsenso. Allora, dare 5.000 euro con cui a fatica i ragazzi di queste start-up si pagano 1-2 mesi d'affitto, è evidente che non sia la risposta per valorizzare questi progetti. Allora, l'idea che appunto prima richiamava Manuela è senza dubbio di definire qual è l'eccellenza, per esempio inserire l'incubatore di impresa, uno
dentro il tecnopolo e lì investire realmente delle risorse. Io faccio sempre l'esempio, io ho avuto la possibilità di andare in Israele, di visitare gli incubatori di impresa di Israele, lì sono nati 30 anni fa, quando c'era il problema degli ebrei che tornavano a casa, erano tutti ingegneri e non c'era lavoro, e quindi lì è nata l'idea degli incubatori e delle start-up aziendali, lì viene dato 1 milione di euro ad ogni progetto. Io non credo che arriveremo mai a quell'entità lì, ma certamente 5.000 euro non servono neanche. Il tema dei tecnopoli, anche qui, sulla carta è un progetto importantissimo, tanto che l'Europa l'ha definita la best practice. Attenzione che anche qui al momento io vedo meno interesse rispetto a quello che vedevo 1 o 2 anni fa su questo tema. Bisogna che la regione continui a credere a questo progetto, continui a investirci, ma deve anche capire come investirci. Quindi ribadisco, non una scatola vuota dove passano dei fondi ma che non ha nessuna ricaduta sul territorio, ma costruirlo sulla base di quelle sinergie di cui parlavamo prima. Ancora l'ultimo argomento, garanzia giovani. Ecco, è uno di quei progetti di cui parlavamo prima, è uno di quei progetti che senza un rapporto vero con le imprese non può decollare. Voi sapete che Garanzia Giovani è un progetto europeo finanziato dall'Europa che deve dare risposta a tutti quei ragazzi sotto i 29 anni che non lavorano e non studiano. In 3 mesi in Emilia Romagna sono 22.000 i ragazzi che si sono iscritti a Garanzia Giovani, a cui la regione deve dare un'opportunità che non può essere solo un'opportunità formativa. Beh, questi ragazzi troppo spesso hanno anche 2 lauree, i master, quindi bisogna anche capire come dare possibilità in termini di stage, tirocinio, inserimento lavorativo e quant'altro. Quindi i progetti sono tantissimi, adesso mi fermo qua, però quello che è secondo me la chiave che può realmente aiutare la nostra regione, il nostro territorio a dare vita a nuova occupazione di qualità non può che essere una sinergia reale tra scuola, università, enti di ricerca e mondo delle imprese. Allora, bene, abbiamo ascoltato un po' le idee dei candidati sui temi oggetto dell'iniziativa che il Circolo ha organizzato. Allora io lo farei in questo modo. Darei la parola a voi per degli interventi, ma anche dei quesiti, delle domande da fare ai nostri gentili ospiti. Allora comincerei con il preside Sedioli. Forse meglio qui per il filo, perché il filo un po' impedisco. Grazie. Qualche osservazione su una discussione che mi sembra partita bene. Io partirei di qui. Se io adesso sento, incontro un cittadino e gli chiedo cosa può fare la regione per te, lui non mi sa rispondere, perché questa è una regione poco visibile al cittadino, intendo, molto ben visibile alla politica, ma poco visibile al cittadino, e questo dipende da alcune cose che sono accadute, non necessariamente sbagliate. Questo succede perché io sono stato di un anno, lo ricordavo, Cariando prima, alcune cose le ho viste. C'è stato un eccesso di delega della regione verso i territori, in particolare verso le province, per cui sente che sono il peso della regione, in realtà non sono state viste come tali. Quindi non si è sentito questo peso e la regione purtroppo ha finito per essere una specie di ente di secondo livello a cui i politici territoriali si rivolgevano quando si era bisogno di un po' di soldi di qualcosa che non andava. Io credo che questo sia un dato che va cambiato. La regione deve assumere un suo protagonismo, poi le regioni e province adesso ce l'hanno, e un suo protagonismo diretto nella vita della regione. Deve essere ben chiaro cosa succede, anche perché quel tipo di politica ha portato di fatto a un appiattimento di comportamento verso i territori, perché la provincia di Piacenza contava poverini, poi Ferrara, qualsiasi cosa accadesse. Non può essere così, perché i territori hanno una loro vocazione specifica e quindi bisogna scegliere di volta in volta qual è il territorio su cui inserire un certo tipo di iniziative. Almeno io penso che debba essere così. Il tema dei tecnopoli è lampante. Gli ETS sono andati così, il fatto che si sia voluto avere lo stesso metodo di comportamento dappertutto, fatto sì che formalmente è andato così, ma di fatto
poi si è messo in difficoltà tutto il sistema, perché quelli che erano più avanti ce l'hanno fatta, però è andata loro, quelli più indietro si sono sentiti in colpa perché erano più vicino, insomma, non c'è bisogno, credo che mi dilunghi su questo. Quindi io credo che noi dobbiamo fare questo tipo di operazione, è una cosa che chiederei di valutare ai candidati per la regione. Anche perché se non facciamo così, noi rimaniamo in un generico terrificante. Prendo alcune cose che sono nel documento della buona scuola, che sono riguardate qui anche stasera. Dico una cosa che non sta bene dire. Questa cosa della Germania è ora di piantarla, del modello tedesco. Questa cosa del rapporto con le aziende dell'alternanza è ora di piantarla, detta così, perché non sta dritta. Perché se uno prende quel modello, lo porta qui, non funziona. Perché non c'è il modello economico corrispondente. Allora, smettiamo di raccontarci una palla, perché io la vivo come tale, perché l'ho vissuta, e cominciamo a pensare alle cose che si possono fare davvero se vogliamo far funzionare queste questioni qui. Si può, c'è qualche risentina, io potrei pensare anche a suggerire qualcuno, per carità non ora, non è tempo. Io vorrei, ecco, che il dibattito virasse su questa direzione, non in generale si potrebbe dire, no, guarda, io Bologna così, a Ferrara cos'ha? E credo che questo sia una cosa che la regione può e debba fare. E sul tema della scuola mi aggiungo ancora qualche cosuccia. Sempre in funzione di questo, mi sento di dire, guardate, adesso capisco che le dico in tono critico, ma non voglio dire che tutto ciò che è successo finora è stato sbagliato, eh? Dico solo che ora bisognerebbe fare diverso, sono in parte responsabile delle cose che sono state fatte, quindi non è proprio mi voglio dare della martellata sulle dita. Io penso ad esempio che questa sia una regione che si è occupato molto e molto bene di quelle che oggi possiamo chiamare competenze esclusive, la formazione professionale, il pensionamento, perché tutto bene, ha fatto una bella cosa che io ripeto, secondo me è stata una buona cosa, anche se ha qualche punto di sbagliatura, ma anche qui sarebbe da correggere. La cosa che non è stata fatta abbastanza non è quella di occuparsi dell'esclusiva altrui, che è meglio non farla, cioè lo Stato ha sue competenze esclusive, le faccia. Sollecitiamo lo Stato a far bene le sue competenze esclusive. È sulla legislazione concorrente che si è deboli. C'è tutta un'ampia fascia in ambito scolastico, che proprio la Costituzione la chiama così, adesso mica io. Cioè sono questioni legate a rapporti politici fra enti che è scoperta. Ed è, secondo me, il territorio dove oggi si gioca il massimo della politica. Perché il rapporto con l'autonomia delle scuole passa di lì. Io sono di quelli convinto che l'autonomia sia l'elemento che può salvare la scuola italiana, è quello che dico così. Se noi negli enti politici, nei soggetti politici massimi con la regione, come la regione, non curiamo questi aspetti, non arriviamo alle scuole. E sono le scuole che oggi sono in grado di stabilire cos'è la buona scuola. Certo anche le sedi nazionali, ma le sedi di esagerare. Ma passa dalla capacità delle singole scuole di interpretare il loro ruolo lì dove sono. E se noi non offriamo una sponda politica, le scuole non ce le faranno mai. Per i dirigenti sarà molto più semplice affidarsi al Ministero piuttosto che a qualsiasi altra persona. E io credo che proprio noi dobbiamo fare uno sforzo in questa direzione. E ce n'è di della roba da fare, perché la recente ricerca è stata presentata a luglio sui temi della dispersione scolastica in Emilia Romagna, si dice che non stiamo male rispetto al quadro italiano, ma questo non vuol dire che stiamo bene, vuol dire che noi siamo in grado di arrivare a Europa 2020 con sotto il 10% della dispersione del 2020, cosa che l'Italia non riuscirà a fare probabilmente, però abbiamo della bella zavorra da tirare su, zavorra non intendo di persone, di difficoltà, quindi bisogna insomma che noi riusciamo nelle politiche regionali a dare nuovi spazi a queste non sono nuove, ma insomma sono diventate necessità più urgenti.
ecco, io le voglio definire così. Lasciatemi fare anche una nota sull'andamento specifico della campagna elettorale. Difficile quello che sta succedendo in questi giorni, è chiaro cosa vuol dire un attacco chiarissimo alla politica, ma anche un segno chiaro di alcune cose che bisogna fare per la politica, perché riguarda sempre il tema della selezione dei dirigenti, di chi ci rappresenta. Ora, detto però questo, sono alcuni andamenti specifici della campagna che non voglio mettere un po' sotto osservazione. Allora, io credo sia noto, appartengo a quella che oggi è la minoranza di questo partito. Ci sto bene, non sono in difficoltà, tutti i giorni trovo buone ragioni per restare lì, però questo non vuol dire che mi va bene quello che vedi intorno a me, anche nei comportamenti delle persone che sono in sintonia con me. Perché in generale, io noto nel dibattito, più in generale, non solo, ma anche quello che riguarda questa regione, una specie di attenzione alla revanche, sia di chi oggi ha la maggioranza che vorrebbe avere di più, che di chi oggi ha la minoranza che vorrebbe tornare a fare la maggioranza, con degli strumenti che considero intoni, che sono quelli dello scontro. Ecco, io credo che noi dobbiamo provare a fare diverso, nel senso che non possiamo permetterci di giocare la vita del nostro partito rispetto al tema di chi va e non va alle manifestazioni del sindacato. Questo non ha da cadere. Ha ragione Bersani, il sindacato non va trattato con ferro vecchio. Però dobbiamo anche far capire al sindacato che ha alcune situazioni in cui davvero rischia di essere un ferro vecchio. Allora noi dobbiamo essere franchi su queste questioni, non dobbiamo semplicemente schierarci. Se il sindacato non è capace di fare politica per nuovo lavoro, ma è solo capace di scegliere il vecchio, noi la pensiamo così, adesso sto esagerando, e dobbiamo migliorarlo. Perché dobbiamo tutti aiutare a fare un passo avanti, a cambiare le politiche. E credo che questo sia un atto di franchezza e di onestà che dobbiamo prima di tutto a noi stessi, rispetto a tutti i compagni. Io ho l'impressione che stasera stiamo usando questo metodo qui, stiamo cercando di trovare cose che ci uniscono, anche se partiamo da posizioni diverse. Se mai accadesse che anche gli altri tutti facessero così, forse sarebbe meglio. Grazie. Io farei in questo modo, accoglierei qualche altro intervento e poi la replica. Ho chiesto solo la parola un attimo perché purtroppo in questa campagna elettorale ci fanno andare da tutte le parti in orari non coincidenti. Io devo andare in pian di setta e ci vuole un bel po' prima di arrivare in pian di setta. Quindi vi chiedo scusa se mi abbandoni in questo momento e vi auguro buon lavoro. Grazie. Grazie anche. Allora, Marostica, poi ho altri due interventi. Allora, credo di avere abbastanza voce per non aver bisogno del microfono, avendo una vecchia abitudine a parlare a tanta gente. Allora, due soli riferimenti alla relazione di Davide, molti spunti interessanti, ma siccome dobbiamo parlare di tante cose, potrebbero essere assunti, secondo me, come punto di riferimento sovraordinato. Davide faceva una domanda, poneva una domanda, diceva non solo come riprendere lo sviluppo, ma quale sviluppo. Questa è una domanda estremamente intrigante. Allora, quale sviluppo, me lo domando, sì, a livello europeo, a livello italiano, ma me la domando anche a livello territoriale. Allora, molte cose sono già state dette, le condivido, ho contribuito anche a scrivere il documento sulla cultura tecnica,
sull'istruzione tecnica, roba del genere, vorrei però dire che noi in regione, per fortuna, abbiamo a disposizione delle altre risorse che ben utilizzate e ben sfruttate potrebbero indubbiamente individuare un percorso non antagonista ma parallelo a quello della cultura e della produzione tecnica. Sto facendo riferimento ovviamente all'enorme patrimonio artistico che abbiamo a disposizione. Abbiamo delle città d'arte bellissime, dei musei bellissimi e funzionanti. Se ci mettessimo a scavare troveremmo dappertutto cose a disposizione, potremmo restaurarle, potremmo mostrarle, insomma è un settore di sviluppo da tenere presente. L'altra cosa che mi ha molto colpito nella interessante relazione di Davide, ma volevo puntualizzare, lui parlava, abbiamo bisogno di persone di qualità, che producano con qualità e consumino con qualità. Bene. Siccome uno dei temi di oggi è la scuola, vorrei ricordare che è veramente sconcertante il fatto che noi abbiamo in Italia una norma, una legge, che prevede l'obbligo scolastico nei primi 2 anni della scuola superiore, cosa di cui non c'è neanche alba e sentore nel documento in discussione. Allora, se noi vogliamo, e io condivido molto, puntare a persone di qualità, dobbiamo anche lavorare, certo, su tutti i settori, benissimo, infanzia, scuola dell'obbligo, superiore, istruzione tecnica, ma dovremmo fare in modo che perlomeno non ci scappino da tutte le parti un numero altissimo di persone che invece dovrebbero conseguire l'obbligo. L'obbligo non garantisce, ma un buon obbligo, in Europa fanno scuola molto più di noi in maniera obbligatoria, la scuola e la frequenza, la buona frequenza garantisce creatività, ma garantisce anche qualcosa di più, perché sviluppo non vuol dire sviluppo a pezzi, non vuol dire sviluppo a spezzoni. Devo dire che mi lascia molto perplessa l'idea che non esista più il posto fisso. Io amo le persone che hanno competenze professionali provate sul campo, che il mestiere l'abbiano imparato, cosa d'altro canto che consente alle persone di sentire un senso di appartenenza e quindi di sviluppare la creatività. Se io sono dentro un'azienda da 20 anni e ci tengo a restare, mi adopero al massimo per produrre al meglio, per essere creativo, per dare una mano. Se io sto 3 mesi da una parte e 6 mesi dall'altra, penso che non ho nessuna voglia di essere creativo. Ma noi dobbiamo oggi parlare dell'intreccio, non solo di scuola, dobbiamo parlare di intreccio tra scuola, lavoro e sviluppo. Allora, l'argomento che volevo toccare è un argomento che intreccia tutti e tre gli aspetti e faccio riferimento al tema dell'orientamento. Allora, il tema dell'orientamento è piuttosto complicato e complesso perché non basta dire sviluppiamo la produzione, aumentiamo i posti di lavoro, bisogna anche guidare e sostenere le persone nella ricerca di un loro percorso soddisfacente per loro. Allora, sul tema dell'orientamento, la questione è molto complicata perché esiste dagli anni 70 una delega del Ministero del Lavoro alla Regione. Allora ai nostri candidati io pongo un problema. Nell'anno la Regione Emilia-Romagna ha fatto delle cose interessanti sul piano dell'orientamento, però nell'anno di grazia 2005 l'allora assessore alla scuola decise che la regione Emilia-Romagna non si occupava più di orientamento e da allora la regione non ha più fatto niente.
ha delegato tutto alle province, le province hanno fatto il loro lavoro, però sono un po' stanca nelle riunioni di lavoro a livello nazionale che mi venga continuamente ributtato sul piatto il fatto che, ma come? Con tutto l'orientamento che avete sempre sostenuto e fatto in Emilia-Romagna, com'è che voi come regione adesso non fate niente, mentre altre regioni del nord Italia hanno continuato a fare attività, hanno messo in piedi servizi, anche passando attraverso governi di tipo diverso. Sto facendo riferimento alla regione che ha i servizi migliori, cioè il Friuli Venezia Giulia, in tema di orientamento, non grazie alla Serra Chiarni che si è trovata tutto pronto, ma grazie a due governi regionali prima, che però non sono stati annullati quando ha vinto l'altra parte politica. Allora, perché è un servizio per la cittadinanza? Allora, la questione è cosa vuol fare la regione su questo tema, ma la cosa è anche più complicata. Perché la regione aveva delegato alle province, ma le province, per conto loro, avevano delle competenze specifiche in tema di orientamento. Con la legge Bassanini del 97 erano stati superati gli uffici di coordinamento ed erano nati i centri per l'impiego. Hanno funzionato bene, hanno funzionato male, non lo so. Forse hanno funzionato poco, perché purtroppo in Italia non siamo abbastanza bravi a usare i servizi che ci sono. Resta il fatto che non si capisce bene quale destino avranno le province, cosa faranno. Le province che qualcuno sosteneva non facevano niente, invece pare che avessero una cosa come 400 cose da fare. Una di queste sono i centri per l'impiego, che valgono a favore della scuola, ma valgono con le migliaia e milioni di persone che cambiano lavoro continuamente. Non mi hai dato un termine prima e quindi non me lo dai neanche adesso. No, te lo do adesso. Allora, perché... sto finendo. Allora, le province, i centri per l'impiego, non è un optional dovuto alla legge Bassanini. Ma avere dei centri pubblici che facciano incontrare domande e offerte di lavoro rientra nei diritti di tutti i cittadini europei. Sto parlando di un riferimento alla Carta di Nizza ribadita poi con il Trattato di Lisbona. Allora, in questa lunga peregrinazione in cui non si sa bene come andrà a finire il riordino del titolo quinto, né quando avremo i risultati, quindi quando avremo le competenze definitive della regione, eccetera, eccetera, in questo lungo itinerario di lenta e difficoltosa nascita delle città metropolitane, come la mettiamo con i centri per l'impiego? Annuncio che tra pochi giorni, tra l'altro, verranno finalmente operati dalla conferenza unificata Stato-Regioni gli standard per l'orientamento, che riguarderà ovviamente tutti i soggetti che in qualche modo erogano orientamento e tentano di far incontrare domande e offerta. Allora, la sollecitazione ai candidati, sperando in un buon itinerario, è quello di fare i conti anche con i temi dell'orientamento, perché senza un buon intervento su queste cose non basta risolvere i problemi della scuola, non basta risolvere i problemi dello sviluppo se non si intrecciano, non si incontrano queste cose. Allora, proseguiamo con gli interventi. Daniela Randini mi faccia notare che ha problemi di... No, io alle 20:30 ho la presentativa, però non so. Ma sono... abbiamo anche 20-25 minuti. Allora, vogliamo un altro paio di interventi e poi diamo una replica. Sì, poi Adriano Cascio. Anche io di parlare senza microfono. Sì, allora ti do un tempo, rimaniamo nei 5 minuti. Sarò rapido. Grazie. Allora, però, lei considera lì. Non siamo tutti bravi.
Vorrei tornare un attimo sui punti della buona scuola, perché anche se non sembrerebbe, sono stati comunque un'occasione di confronto. Penso che ormai abbiamo superato il 100.000, se possiamo chiamarli, riscontri sul sito appositamente allestito. Ora non so se chiamarli like o se chiamarli contributi, come sono stati chiamati prima. Almeno un confronto si è aperto. Ovviamente tra chi, io sono insegnante, cerco un po' di seguire questi problemi della buona scuola, eccetera, eccetera. Ci si è accorti che però ci sono anche delle carenze. Faccio un paio di esempi. In Italia c'è ancora un problema di rinnovamento a livello di ordinamento delle scuole. Siamo esattamente come eravamo probabilmente 100 anni fa, scuola elementare, scuola media e scuola superiore, in maniera estremamente discontinua. Effettivamente però è così, non si chiamano più così, ma è così. Lo dico come presupposto per quello che vorrei rappresentare qui stasera. È un altro di questi problemi che è stato buttato lì, però è ancora un po' nebuloso, è la formazione e la valutazione degli insegnanti, del corpo docente a livello di istituto, a livello di, non so, il famoso contingente così che dovrebbe sostenere delle scuole in maniera anche da fare rete. Questi sono ancora aspetti. Però io penso che dal punto di vista politico quello che non c'è in questo documento o in quello che viene fuori da questi documenti bisogna metterlo, perché è essenziale per una buona scuola e soprattutto per una buona scuola in una regione come questa, perché soltanto in questa regione noi possiamo dire il progetto Ducati Lamborghini, il progetto Carpigiani, nelle altre regioni potrebbero essere organizzate al meglio, però fin qui sono progetti assolutamente che sfuggono e che hanno delle finalità ben precise. Quindi essere esigenti e mettere quello che non c'è. Sulla storia della formazione degli insegnanti, anche se potrebbe essere uno degli aspetti che viene maggiormente adombrato a livello anche politico, lo devo dire, vorrei ricordare che in questo momento, in questa regione, ci sono 667 insegnanti di tutte gli ordini di scuola, quindi dalla scuola primaria, ma soprattutto dalla scuola secondaria, che si stanno sottoponendo a un tipo di formazione non obbligatoria, quindi di tipo volontario, e che prevede dei percorsi anche di valutazione finale di questa formazione molto impegnativi. Faccio un esempio che probabilmente può essere così capito da tutti: alla fine di questo percorso c'è una certificazione fatta al Cambridge, quindi in una struttura extra italiana con dei metodi di valutazione riconosciuti a livello internazionale, e questi insegnanti si stanno formando per cercare di insegnare la loro disciplina, che sono discipline non linguistiche, quindi non italiano, non inglese, non francese, altri tipi di discipline, soprattutto tecniche, soprattutto quelle che sono alla fine dei percorsi della scuola superiore, con una metodologia che si chiama CLIL, che non vuol dire soltanto andare in classe a insegnare, come sta succedendo adesso, soprattutto nei licei linguistici, perché sa, metodologia è già a regime nei licei linguistici, andare a insegnare in inglese, in francese, in spagnolo, in tedesco. Vuol dire andare a creare un tipo di competenza che adesso non esiste. Si insegna la lingua straniera, però non si insegna come applicarla. Allora, che voglia andare in azienda e hai studiato una lingua straniera così a livello scolastico, ma poi dopo non sai rispondere al telefono, e soprattutto hai davanti un manuale in azienda e tu non sai bene, perché non hai la padronanza di spiegare quel pezzo che sì, vocabolario ce l'hai, il nome di quel pezzo lo conosci, ma dove lo metti non lo sai dire. Al contempo, in Emilia-Romagna è partito uno dei corsi di formazione, perché l'Emilia-Romagna si è prestata a sostenere almeno un pezzo di questa formazione, visto che la normativa nazionale prevede che cominci da quest'anno, però non ci sono gli insegnanti formati. A completamento di una metodologia completamente diversa da lezione frontale, una metodologia di insegnamento che si basa sul fornire le competenze e non soltanto le conoscenze, anche questo è un punto che nella buona scuola, nel documento, non è chiarito. Mi dite che dobbiamo insegnare per competenze, però alla fine loro, i ragazzi, devono fare un esame di Stato che si basa sulle conoscenze. Allora, come faccio io a fare il CLIL al quinto anno
quest'anno è obbligatorio fare il 50% del programma in CLIL e poi alla fine dell'anno io so che vorrebbero fare un compito di matematica che viene dal Ministero basato al 100% sulle conoscenze e non sulle competenze. Un'altra cosa, in questi percorsi CLIL c'è di formazione un tentativo di superare un ordinamento che ormai deve essere almeno rivisto. Si sono dei confronti di livelli scolastici dalla primaria in poi, perché si cerca di dare le conoscenze come se fossero le medicine e questo è effettivamente non adeguato agli studenti di oggi, né per il tempo né per la modalità di somministrazione. Ogni giorno alla stessa ora, quel giorno della settimana, tu ti prendi 2 ore di italiano, poi dopo ti prendi 1 ora di matematica e poi 2 ore di inglese. È veramente una maniera di fare che probabilmente non funziona, perché se quella classe ha bisogno di mezz'ora di più per fare quell'argomento e un'altra classe magari ha già avuto dei presupposti, ci sarebbe da rivalutare un attimo. Posso concludere soltanto? Perché alla fine di tutto questo noi dobbiamo capire questa storia che cosa produce. Probabilmente perché ha un costo. Pagare questa tarchettina penso che l'Emilia Romagna ci ha messo un costo. Ed evidentemente un costo che non produce, non deve essere un insegnante a dirlo, è uno spreco. E deve produrre le competenze spendibili nel mondo del lavoro. Quindi la formazione in Emilia Romagna secondo me deve essere una delle richieste che fanno gli insegnanti esigenti alla politica. Grazie. Allora, Arianna Macchetti, poi Silvana Marchiore, poi lascerei, se non ci sono altri interventi. Ancora un altro. Buonasera a tutti, io sono venuto in ritardo così non ho sentito la prima parte, ero alla fine di Caliandro, poi delle due candidate, per giustificarmi e per non dire ripetere le altre cose. Il mio intervento che cos'è? Il governo regionale è molto importante per incidere nella scuola, come penso io, credo come proposta. Per orientare i ragazzi, adesso il mondo è cambiato moltissimo, qui non abbiamo, adesso ce l'abbiamo, non abbiamo un governo centrale che può pensare seriamente sulla scuola, ogni volta c'è un ministro che deve fare una riforma che non viene fatta, eccetera, eccetera, eccetera. In Polonia, 7-8 anni fa, cosa ha fatto il governo polacco? Il governo polacco ha visto come sarà la prospettiva da qui ai 10 anni, di che cosa c'è bisogno nel mondo di lavoro, perché è questo che stiamo parlando adesso, ma l'hanno pensato 10 anni prima, ha bisogno di studenti in scienze scientifiche, ingegneri informatici e hanno indirizzato tutto e hanno rafforzato la matematica, che è diciamo, la pecora nera di tutti i liceali diciamo, in Italia, anche a Bologna, non tutti ma la maggioranza, e hanno fatto una politica così, anche io voglio che la regione pensa in questo modo, cioè abbiamo bisogno di filosofi, perché per carità la filosofia è il sale della vita, ci vuole ogni tanto quando siamo giù di morale, però abbiamo bisogno di ingegneri ambientalisti, di informatiche, quelle che fanno dirigere i droni, per esempio, le nanotecnologie, eccetera, eccetera. Cioè, c'è bisogno di qualcuno, di un governo, di una regione che indirizza, che fa questi orientamenti nel liceo, perché c'è bisogno, perché i ragazzi, ma anche le famiglie, un po' fa fatica quando si arriva a scegliere, perché è per tutta la vita. Questa è una. La seconda cosa che ho sentito nel vostro dibattito, adesso non me lo ricordo se l'ha detto la Marsano, la Vanini, che la scuola fa fatica anche per i finanziamenti, ma ci sono delle soluzioni. Uno di quelli che noi diciamo, il Comune di Bologna, adesso lo devo fare, il quartiere San Vitale, perché io sono del quartiere San Vitale, è che noi stiamo facendo un'operazione del genere in un liceo di questa città, adesso non dico il nome del liceo perché dopo andiamo in conferenza stampa. Facciamo una raccolta di fondi per mettere il fotovoltaico, ma questa raccolta di fondi viene fatta dalle famiglie, dai studenti, dai familiari, dai cittadini, se troviamo anche sponsor privati, anzi qui io non vedo l'ora che arriva il 24 di novembre per andare in regione e chiedere se c'è qualche fondo, qualcosa, qualche aiuto su questa parte. E con questo fondo che troviamo mettiamo in fotovoltaico e con risparmio che si fa
si mette tutto sulla didattica scolastica, nel conto corrente della scuola è un giochino, diciamo, pulito, perfetto, dove quel liceo lì avrà per 20-30 anni delle entrate che può utilizzare per prendere il materiale didattico, per prendere, diciamo, i computer dell'ultimo livello, per chiamare direttamente a fare una conferenza, un dibattito, e la paga, cioè. Avrà una cosa, e in quel liceo lì ho scoperto, perché è della provincia fino al 31 dicembre, competenza della provincia, perché sto diventando una specialista delle competenze delle scuole, in quel liceo lì, io mi occupo di ambiente, energia e rifiuti, in quel liceo lì sai cosa spende un liceo a Bologna, diciamo, in energia elettrica e in riscaldamento? La provincia cosa paga? Nel 2013 ha pagato 40.000 euro di energia elettrica spesi e 90.000 euro di riscaldamento, che fanno per uno 130.000 euro che vengono pagati, perché le fatture si pagano ogni mese, e che nessuno pensa di trovare la soluzione per abbattere giù questa cosa. Si può fare in quel liceo e si può fare in tutte le scuole di Bologna che sono, diciamo, fuori dal centro storico, che hanno il tetto piatto, eccetera eccetera. Oggi c'è un articolo su Repubblica, e così chiudo, sulla messa in sicurezza degli istituti scolastici. Io non so come siamo messi a Bologna, speriamo bene, però anche lì c'è da mettere a posto i cappotti, eccetera, eccetera, e recuperare. E questo è un giochino che, diciamo, la regione ci può aiutare moltissimo. Grazie. E buon pomeriggio. Forse riesco a parlare anche io senza microfono. Va bene, va bene. Allora, colgo anch'io la sollecitazione di Davide Ferrari del discorso suo iniziale sulla necessità di costruire fasce notevoli di persone di buona qualità attraverso la scuola. E richiamo quanto già l'amica Corsi aveva la volta scorsa, quando abbiamo fatto l'incontro del forum, suggerito, e cioè segnalata l'assenza nella buona scuola, la totale assenza all'interno del documento della buona scuola su quella che è l'educazione permanente degli adulti. Non c'è accenno nel documento nazionale, è opportuno, nostri padri fondatori dell'educazione permanente degli adulti, Fiorella Farinelli e Massimo De Verdini, so che hanno già in internet inserito proprie osservazioni al riguardo. La nostra regione aveva al tempo, nei tempi in cui era assessore Bastico, sostenuto ampiamente tutto il settore dell'istruzione degli adulti, che poi anche attraverso cospicui finanziamenti destinati alle scuole della finanziamenti tratti dal Fondo Sociale Europeo, che sono andate a sostenere, esperienze e buone pratiche che andrebbero recuperate all'interno di una individuazione da parte della Regione delle priorità necessarie per una governance di tutto questo settore, che per quanto riguarda la scuola si chiama istruzione degli adulti, ma che poi interseca settori differenti, proprio perché fasce sociali numerose ed eterogenee accedono all'istruzione degli adulti, e sono fasce sociali in continuo aumento, vorrei dire, di problematiche sociali, portatrici di problematiche sociali, che vanno da sono fasce sociali deboli, da giovani, adolescenti espulsi dalla scuola che rientrano in formazione nei nuovi centri provinciali di istruzione degli adulti, che dovrebbero essere costituiti, come anche a Bologna è avvenuto quest'anno, anche nelle altre province. Adesso io non sono l'aggiornamento su quali si siano costituiti. Questi giovani, che sono italiani e stranieri, non solo italiani ovviamente, che presentano problematiche sociali e problematiche di conoscenza linguistica, di competenze interrotte e frammentarie. Sono giovani adulti
che non hanno ancora, non sono ancora entrati nel mondo del lavoro o che sono stati già più volte espulsi dal mercato del lavoro e che rientrano in formazione che hanno la necessità di vedersi riconosciute delle competenze o di costruire dei percorsi di formazione e istruzione, non solo, ma anche di contatto attraverso alternanza con o a tirocini con il mondo del lavoro. Sono poi adulti espulsi ultra quarantenni, ultra cinquantenni dal mercato del lavoro che hanno la necessità di riqualificarsi e di rientrare nel mondo del lavoro. Su tutto ciò la riforma è demandata dalla legge Fornero per la creazione di reti e per la costruzione di una governance tra soggetti differenti che appartengono al mondo dell'istruzione, della formazione e al mercato del lavoro. Io non aggiungo altro, ma direi che ci sono diverse tematiche e priorità da individuare, ma soprattutto una governance da costruire, a cui la Regione deve pensare. Grazie. Grazie. Poi la replica. Io sarò brevissima perché credo che bisogna lasciare spazio ai candidati e soprattutto a chi deve andare a cena. Dei presentare. Ah sì, sono, mi chiamo Elena Giandino, mi occupo di formazione e lavoro e temi dell'innovazione, di creatività, quindi posso dire che in qualche modo se inizio a parlare di alcuni aspetti potrei metterci molto più tempo di quello che invece credo mi sia dedicato in questo istante. E il mio compito, forse da un po' di anni che mi occupo di queste tematiche, è sempre stato metterle insieme, quindi il tema di oggi, no, proprio arrivare a integrare, credo che sia un aspetto fondamentale perché lo incontro tutti i giorni con il lavoro che faccio. Forse la mia carriera è iniziata proprio nella formazione e nell'orientamento e qui i dati, anzi l'intervento di prima, ho condiviso, conosco tutta la problematica, quindi la condivido in pieno, per poi arrivare adesso invece ad occuparmi più di questioni proprio aziendali, all'interno delle aziende e di innovazione. Ma mi ha colpito molto, ecco, vengo invece alla questione più rivolta ai vostri interventi, mi ha colpito molto quando Manuela Marsano parlava di dati sulla disoccupazione e di problematica di incrocio domanda-offerta. E soprattutto, ecco, che credo un po' sia il cuore della questione, no? E soprattutto poi collegato anche all'intervento che c'è stato sulla riforma che ci sta, che stiamo andando a toccare in questo periodo proprio sui servizi per il lavoro, quindi che sono quelli deputati, ahimè, a fare il codice domanda-offerta. Dico ahimè perché è vero, l'Emilia-Romagna è stata una delle regioni che ha portato sempre avanti con onore, no? I temi dell'orientamento e quindi legati all'incrocio domanda-offerta. Dico con onore degli anni, anch'io ricordo quegli anni 2005 probabilmente, erano gli anni in cui molto si faceva sul territorio, io conoscevo molti proprio docenti universitari, c'era Bombeni che adesso non c'è più, ma tantissime persone che hanno proprio sviluppato questi temi. In Emilia Romagna era uno dei servizi, proprio anche della lavoro formazione, era uno dei servizi più conosciuti anche in altre regioni. Mi sono trovata invece da poco a parlare anche con persone che lavorano in altre regioni e a sentir dire appunto che ultimamente si fa meno. Quindi ai candidati, ecco, che ho sentito molta sensibilità nei confronti di questi temi, e capire, no, come il momento adesso che si formerà un'agenzia del lavoro, dove è vero che il tema è delicatissimo perché le competenze sono ancora in mano al Ministero che le ha solamente date alla provincia, che comunque quindi la regione, cioè, no, non si sa bene come entrerà in questa partita, però credo appunto la sensibilità di chi andrà, perché la regione è assolutamente fondamentale per coordinare tutto il processo, perché l'incrocio domanda-offerta, il giudice non so, c'entra l'orientamento, c'entra tutte le età, e qua vengo anche in USA, a spezzare una lancia a favore degli adulti. Io sento i giovani, ma c'è un problema enorme sugli adulti. Io li vedo fuoriuscire tutti i giorni dalle aziende, faccio coaching in azienda per le persone che prendono il lavoro e sono cinquantenni che non sanno dove sbattere la testa, i loro lavori non esistono più. E l'orientamento non è solo quello che fa il giovane, che non conosce assolutamente più il mestiere, quindi, ma è quello che bisogna offrire agli adulti. Una cosa che ha toccato Manuela Marsano, e la ringrazio, è la creatività e il problem solving, che è il nostro tema
dove stiamo spendendo anche con i colleghi qua presenti negli ultimi tempi proprio molte energie per dire com'è importante, perché la creatività e l'orientamento sono due elementi fondamentali affinché gli adulti, ma anche i giovani, ma parlo degli adulti, non sanno più cosa andare a fare e quindi non sanno più che lavoro fare, non sanno più che lavoro toccare, quindi la formazione, l'orientamento, esatto. Per cui ecco, la mia non c'è una domanda, ma c'è una sollecitazione ai candidati che particolarmente ho sentito Manuela toccare questi temi, quindi no, di portarli avanti e di supportarli, perché sono fondamentali. Grazie. No, mi sembra giusto comunque cercare di dare, di fare un po' il chiudere su alcune vostre sollecitazioni. Allora, prima di tutto mi piacerebbe che troppo spesso si vedono questi incontri, si fanno in campagna elettorale, poi ci sono alcuni forum che lavorano molto bene, li fanno anche durante tutti gli anni, ma chiaramente su questi temi bisogna costruire competenze, bisogna secondo me molto discutere insieme, quindi gli incontri da fare saranno secondo me tanti altri, anche dopo il 23 novembre. Quello che mi sembra evidente è che il progetto Buona Scuola è un progetto che è una base di partenza, secondo me buona, su questo tema, che va integrato con quei temi che si richiamavano prima e che non sono ancora stati integrati. Penso al tema della valutazione degli insegnanti, il tema dell'educazione permanente degli adulti, c'è una serie di temi che non sono stati ancora toccati e che secondo me vanno inseriti, perché quel progetto può diventare secondo me veramente una chiave di volta per rilanciare il tema della scuola ad un certo livello. Io ho sentito prima il tema del GRIL, quindi fornire competenze e non solo conoscenze, penso che quello sia veramente una delle chiavi su cui lavorare, lo condivido in pieno. La Diana parlava dell'orientamento dei licei per incentivare le persone a affrontare studi tecnici. In realtà il tema è che troppo spesso nel nostro paese i ragazzi non affrontano studi tecnici perché magari sappiamo insegnare molto bene l'italiano, le materie umanistiche e siamo meno innovativi nell'insegnamento della matematica che è poi la base di quei percorsi che ci portano poi a fare ingegneria piuttosto che altre facoltà. Anche qua io ho incrociato in questi anni alcuni ragazzi che hanno messo in piedi le start-up aziendali su questi temi, su come insegnare nelle scuole matematica, per esempio, in una maniera più innovativa, e secondo me anche su questi progetti si può lavorare per cercare di aiutare i ragazzi a superare qualcuno, la pecora nera, non per tutti ma per molti, la matematica è uno scoglio che è effettivamente difficile da superare. E chiaramente d'accordissimo sul progetto del fotovoltaico, il tema della messa in sicurezza delle scuole che finora era gestito dalle province, vorrei capire adesso effettivamente questa delega a chi toccherà, perché è ovvio che sia un tema fondamentale. Voi sapete bene che anche la provincia ha fatto fatica a rispondere negli ultimi 2-3 anni per questioni di bilanci a questo tema, è venuto purtroppo a aumentare alcune tasse per riuscire a rispondere, questa è una priorità e penso che questa priorità debba essere in capo sia alla città metropolitana ma anche, secondo me, a maggior ragione alla regione. Il tema della governance da costruire è il tema che richiamavo prima, la proposta mia che riguarda il tema della formazione del lavoro ha di fatto due filoni. Il primo è il tema della governance, quindi io parlo sempre di una rete formalizzata, gestita sotto la legge della regione, ma formalizzata con tutte le imprese, gli enti di ricerca e l'università. Uno dei filoni è il tema della governance di questo mondo. Il secondo tema è quello dei centri per l'impiego e dei servizi per l'impiego. In particolar modo noi abbiamo visto che purtroppo la capacità di dare risposte in termini di incrocio domanda offerta e quindi il reale collocamento nel mercato del lavoro delle persone che a tutte le età si rivolgono ai centri per l'impiego, in realtà io penso che ai centri per l'impiego si rivolgono sì dei giovani ma molto più spesso delle persone che fuoriescono dal mercato del lavoro ad un'altra età, anche perché i giovani, io mi ricordo quando sono uscita dall'università, utilizzano anche altri strumenti, per esempio non sono mai passata a un centro per l'impiego, penso che invece questi vadano potenziati proprio per dare risposte a quelli che fuoriescono dal mercato del lavoro a 40 anni, 50 anni, fanno molta più fatica a inserirsi nuovamente. La mia proposta su questo fronte è quello di un coordinamento regionale dei centri per l'impiego, quindi mantenere a livello territoriale quella che è l'articolazione attuale, ma regia forte a livello regionale. Si parlava di una banca per il lavoro, è vero che viene, cioè,
prevista una banca nazionale per il lavoro che darà le linee guida, io credo che l'attuazione di queste delle politiche attive per il lavoro e della gestione dei centri per l'impiego debba arrivare a livello regionale, anche come proposto dalla Regione Toscana, come sta facendo la Regione Toscana, con una banca regionale per il lavoro, e questa è una delle proposte che ho inserito nel programma. Ultimo, accreditamento dei servizi per l'impiego. Perché le altre regioni lo hanno già fatto, a livello regionale in Emilia-Romagna non l'ha ancora fatto, e anche su questo fronte secondo me bisogna lavorare. Grazie. Ciao, alla prossima. Grazie. Veloci, 5 minuti anche meno. Dunque, sul tema della scarsa visibilità della regione, sicuramente c'è il tema del cesso della delega, ma credo che la regione possa fare molto anche in termini di comunicazione al cittadino di ciò che fa, quindi su questo secondo me ci sono degli spazi di miglioramento. Sgombro il campo dai dubbi sul mio paragone con la Germania. Io non ho parlato di sistema educativo tedesco. Dicevo che voglio scoprire il campo rispetto alla Germania. Non ho parlato del sistema educativo tedesco, io ho semplicemente detto che in Germania ci sono delle dotazioni tecniche più avanzate. Però quello che invece no, proprio la questione invece per spiegare meglio, secondo me dobbiamo sempre porci dei livelli internazionali, cioè dobbiamo cercare che la nostra scuola sia competitiva con le scuole europee, perché certamente tutto insieme, ma perché non ci deve essere un prima, l'economia deve essere competitiva, la scuola deve essere competitiva, la formazione deve essere competitiva, e noi siamo in Europa e i nostri giovani, io ho vissuto all'estero per molto tempo, bisogna arrivare ad essere competitivi secondo me. Se vogliamo fare il benchmark, prendiamo quelli giusti. Certo, no, ma io ho fatto un esempio della stampante 3D, non sto dicendo che la scuola, io ho fatto solo un esempio di dotazioni tecniche maggiori secondo me nelle scuole professionali, eccetera. Bene, poi tralascio il sindacato, quale sul sindacato e i lavoratori. Allora, il sindacato. Allora, quello che penso del sindacato, non lo tralascio, io penso che il sindacato che rappresenta i lavoratori sacrosanto, penso che sia uno strumento necessario per i lavoratori, credo che non debba perdere l'occasione di rinnovarsi, questo credo. Abbiamo bisogno di persone di qualità e con schermo di qualità è meraviglioso, bellissimo. Il posto fisso non è vero che non esiste più, il posto fisso purtroppo non è più assicurato, mi ricordo. E purtroppo però è un fatto e poco si può fare perché in questo momento. Sul tema dell'orientamento sono d'accordo, legato al centro per l'impiego, i centri per l'impiego così non hanno prodotto effettivamente molte occasioni di ricollocazione, Bologna si parla del 3% di domande rispetto a quelle presentate, quindi sicuramente vanno ripensati. L'Agenzia Nazionale è un elemento introdotto nel Jobs Act. Vediamo come verrà declinato, perché appunto se non una legge delega aspettiamo di vedere come verrà declinato. Questo abbiamo detto. Sul tema della formazione per gli insegnanti, credo che la Regione abbia l'obbligo e l'onore di lavorare su questo. La formazione continua in generale per gli insegnanti e non solo, oggi è necessaria, i cambiamenti che ci sono a livello globale le impongono per tutti, quindi renderla di qualità, efficace e a basso costo, se deve essere pagata, possibilmente gratuita. Questa è un'altra delle chiavi dello sviluppo secondo me. Il liceo pulito è meraviglioso. È meraviglioso, credo che la collaborazione pubblico, privato, in questo caso le famiglie, sia importante, ma credo che in questo le istituzioni non debbano lasciare soli i cittadini e chi va in questa direzione, dobbiamo supportarli non soltanto con il logo, non soltanto con il patrocinio. Sul tema della governance, credo che sia quello l'obiettivo della regione.
debba fare governance questo è necessario. E per chiudere, visto che appunto la buona scuola è stata molto citata e che si parla anche di lavoro, come sapete c'è l'assunzione di 148.000 precari entro il marzo, scusate, il settembre 2015, quindi credo che le due cose siano da tenere in considerazione. Grazie. Allora, grazie a tutti voi che siete rimasti fino a quest'ora. Non ho capito. Scusate, non posso un secondo. Si possono esprimere due preferenze alle elezioni. L'importante è che siamo un uomo e una donna. Quindi mi raccomando, pensate anche alle signore. Se no, la seconda, se sono dello stesso sesso, la seconda viene annullata. Quindi, insomma, questo è. Grazie. Grazie ancora ai nostri gentili ospiti, ma soprattutto a tutti voi che fino a quest'ora siete rimasti qui. Va bene, buona serata.